A tua madre era un ladro. Felice sto. Perché? Ha rubato le stelle e te l'ha messa all'occhio. È anche diventata quasi rossa. Ma che vi volete mangiare? Spago di mezzanotte. Spaghetto di mezzanotte. Spaghetto di mezzanotte chiama aglio, olio e peperoncino. Oh, però piccantella io la vorrei. Ci penso io, non ti preoccupare, dove ce l'ha? Guarda, questo me l'ha portato. Sono a giro a un servizio in Calabria, ho comprato questo qua. Piccante? Piccantella. Dai, piccante. Meglio, allora l'acqua. A me piace un sacco il piccante. Do una mano, che posso fare? Metti il sale, dai. Mazza, oh. Oh. Guarda che sto cucinando. Dai, dai, metti il sale. Vabbè. Io ho già un quadrato a sta cucina. Non vorrei offendervi, però sono venuta un attimo a controllarvi, perché io comunque non cucino male, eh. Sai che l'aglio però va sbucciato, non sì. È che si mette così. Ti aiuto a apparecchiare, guarda, allora ci sono qua le cose. L'aglio è un colpetto, no? Io le manine delicate. Bravi. No, allora. Facciamo che non lo dobbiamo pestare, io lo metto intero. Però l'aglio. Visto che c'è Melissa, secondo me esce una pasta con le sarde o con la sarda. Lo vuoi far te? Sì. Wow, facciamo così. Sei in forma oggi. No, però scusa. Così si sente, dai, su, guarda, sì. Ma scusa, metti anche la buccia dentro? Ma sì, va tutto bene, lo spaghetto di mezzanotte. C'è un vabbè, buon ma... profumino. Ecco, secondo posso dire una cosa? Io te la dico per te. C'è troppa gente. Come c'è troppa gente? Fuori qua. Dalla cucina! Oh. Fuori dalla cucina! E ha detto cucina perché è una persona educata, io avrei detto altro. Dai, lasciamolo operare. Tac. La pasta cruda così, un po' scottata. È buona, ma poi con la cucina si rimorchia, lo sai, no? Chiappa. Tu quante? Ci vieni e ti faccio la cena a casa? Tante. Sì? Cioè lo usi come modo... Hai la scusa, no? C'è chi invita sopra a vedere la collezione di farfalle. Sai come dico sempre io a proposito? Prezzi mulino tritato, più lo fai fino e più rimorchi. Anzi, mi chiami un attimo Melissa? Allora, Melissa? C'è Ruben che vuole una mano in cucina. Sai perché io dico sempre, prezzi mulino tritato, più lo fai fino e più rimorchi. Allora, dimmi se ti rimorchio se faccio così. Vabbè, ma ciao, ma che fascino! Senza guardare anche okay, da Ruben, che non sono sicuro. No, anche non look. Non look? Sì, perché mentre ti ridi ti guardo negli occhi. Cioè, niente. Non look, tipo Ronaldo. Sei proprio... Ronaldinho. No, ma questo è un prezzemolo, il prezzemolo più bello che io abbia mai visto. Lo so, ma me lo dicono tutti, Vuoi venire a cena a casa mia? Bravo. Sai che non è una brutta idea? Oh, devi al treno, però. Wow. Non si scola. Una scuola così, levate sto guantino, dai, su. È il guanto di Parigi. Ma che sa fa? Che c'è? No, ma sto spaghetto è... Oh, yeah. Senti qua quanto è ardente. Vabbè, con le mani. È crocca. Sai lì il vagabondo? Raga, sì, no. Possiamo farlo, ti prego. Vabbè, io vado... Basta, su, ci stanno l'altro. Vabbè. Scusa, perché se questa l'andazzo fammi vedere Tananai del lago Veronica, perché... Oh! A posto? Sì. Stiamo parlando male di te, quindi. No, non avevo dubbi quello. Vai via. Adesso limoniamo pure. Noi e te, nel senso la pasta. Ah, gli fai la grattata? Lo prendi un attimo. Certo. Bravo. Poi di più. Deve sapere del limone, però. Sì, stiamo limonando. Io mi ricordo che il momento della scorsa del limone vuol dire che... Stiamo limonando la pasta. Si fa così. No, devi sapere come ti devi schiarire un po' la voce e poi fai così. Mentre gratti fai... Scorza di limone. Guarda, se non ti rimorchio con questo, non ti rimorchio più. Namo. Tac. Ammazza, wow. Che porzione, ragazzi. Tac. Ma mi hai preso per Melissa Satta? Facciamo così, già. Oh. Grazie. Ah, così funziona? Dai, va. Ah, tu mangi da là? Sì, dai. Bravo, dai. Ma che bravo, buona. Nico, è bravo. È bravo. E io? Toccato la mano, guarda. Vabbè, tu hai dato l'impegno a Ruben. È stata la mia musa ispiratrice. No, ma tua madre era un ladro. Felice sto. Perché? Ha rubato le stelle e te l'ha messa all'occhio. Oh, vabbè. Ma ragazzi, andiamo. Esatto, io mi sento di troppo. È diventato un B&B in cui noi siamo invitati qua, ok? Comunque, Ruben, potresti farlo di mestiere, posso dirti, per quanto sì, è buono. Me lo dicono spesso. Se dovessimo pensare ai tempi di Londra. Ma perché cosa è successo a Londra? Ai pianti. Io dai 15 anni, tutti i giorni dopo scuola, andavo in un ristorante a lavorare. E, poi, fatta la maturità, ho iniziato a lavorare in un ristorante vegetariano a Roma. Solo la mia ex era partita, era andata a vivere... La mia ex era andata a vivere in America. Oh, vabbè, ok, mi servirebbe un abbraccio. Poi... no... Poi... Ma guarda che carino. Ancora più...
E poi praticamente è successo che era un po' triste, era un periodo un po' difficile della mia vita. Quanto era difficile questo periodo della vita mia, era proprio difficile. No, era un po' difficile questo periodo. Ma della perché mia era vita. Difficile? La mia ex era andata a vivere in America. Perché eri solo, Ruben. Ero solo come un cane. Ero solo. Lo vedi? Lo vedi? Ma, ero, ma quanto ero solo? Ma proprio che mia madre entrava a casa e mi diceva chi sei? Che sei solo? Vabbè, insomma, a parte gli scherzi. Una mia amica un giorno mi manda questo screenshot di una pagina Facebook dove annunciavano questo concorso e i vincitori sarebbero andati a lavorare a Londra per questa grande società. E io non avevo nessuna voglia di farlo, però ho detto, sai che c'è, mo me butto. Volevo, io l'ho scritto in un inglese proprio povero, ho detto, I want to go to live in London because I love London. Ah, abbraccio. 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 Per l'impegno. Ho fatto questo piatto, io ho spiegato in inglese proprio zero, cioè, tipo cod with artichoke and pomodoro, manco pomodoro, manco tomato, non sapevo di niente, insomma ero molto, però non avevo aspettato, non avevo, troppo tenero, sì, abbraccio, ma non avevo grandi, abbraccio per tenero, non avevo grandi aspettative, carezza, dai, perché sennò mi distrago, ogni volta mi abbraccia ricomincio da capo, cioè, mi si resetta il cervello, che eri solo, ero solo, ero Meli, era un momento difficile, insomma, okay. Mi hanno preso per andare a lavorare questa grande società, ma a me mi ha preso un colpo. Poi c'avevo questo sous chef che parlava cinque lingue. Sous chef? Sì. Ma poteva benissimo aiutarmi perché parlava italiano. Pur di mettermi in difficoltà, mi parlava inglese proprio stretto e mi faceva sbagliare le cose apposta. Mi diceva, che ne so, tipo taglia quella julienne, invece serviva cubetti. Che cattivo. E poi mi riprendeva davanti allo chef e mi diceva, ah, perché hai fatto così? E io non sapevo rispondere, no? Però devo posso dire. Genio. Genio. Sei tu, gli dicevi. Perché mi piace superare un po' i miei limiti. Penso che chi riesce nella vita, alla fine è una persona che riesce ad andare oltre quello che sa fare, no? Cioè, 4 mesi fa, di punto in bianco, sono andato a lavorare in India. Cosa hai imparato a fare? Il curry? Cosa si fa in India? Spezie, uso delle spezie. Devo dire, il curry io. Uso delle spezie. A coltivare un campo per me. Bellissimo. Beh, verrei a vedere la tua collezione di spezie, se mi inviti. Sta diventando veramente difficile per me, giuro. Collezione di spezie. Anche solo parlare sta diventando difficile. Ma c'era la collezione di spezie o no? Sì, ma potremmo stare 3 giorni a casa a fatte vedere spezie. Comunque, Rubenito, finalmente sei uscito dall'area romana. Anche, sei uscito dalla tua comfort zone, del balcone, cose, Roma, amici, bella zibera, frate. Sì, ma infatti no. E tu, scusa? Ho mangiato mezzo peperoncino per sbaglio, non dovevo farlo. E stai male? No, ah. Sì. Ma sei mai uscito dalla tua comfort zone? Giusto, interessiamoci delle cose fondamentali. Il fatto di iniziare a cantare per me è già stato uscire da una comfort zone, perché in realtà ho iniziato proprio solo come produttore, no? Quindi producevo e basta. Per altri. Sono iniziato a scrivere, ho sempre scritto in realtà, però non avevo mai pensato di mettere la mia voce, mettermi a cantare, capito? Ma hai cambiato anche il modo di scrivere? Assolutamente. Sì, all'inizio proprio ho disimparato a produrre, cioè io facevo tutte queste cose un po' complicate, no? Tutte queste pippe da produttore, che alla fine colpiscono i produttori. Io capivo che volevo parlare a tutti. Ecco, magari la comfort zone nella musica molte volte è anche una volta che trovi una formula che funziona, per cercare di replicarla, no? È normale perché dici, cavolo, sta roba funziona. Però no, cioè la prima cosa che ho fatto dopo che Baby God Damn, per esempio, è esplosa, ho detto, ok, io un altro pezzo come Baby God Damn non lo posso e non mi devo mettere a rifarlo, perché è... altrimenti se cerchi di dare un senso formulato a una cosa bella e spontanea come la musica, cioè vuol dire che proprio tu stai facendo un'altra cosa. Abbraccio, sì, no, mi dispiace. Lo aspettavo, non l'ho capito. È tutta la sera che ti abbraccio io, cerco di consolarti una volta. No, te. Bene, no, stavo... per frizzare questo momento ci facciamo una bella foto ricordo. Sì! Oh, che entusiasmo! Entusiasmo, ragazzi! Sì! Albi arriva sempre dopo. Posso portare il limone? Qualcuno sul divano? Foto? Sì. Sul divano? Chi siete divano? Tu? Falla bene perché... Ma amore, vieni più avanti. Aspetta, un fatto. Aspetta che non mi si vede. 3, 2, 1.